Amici e amici bianconeri, giovedì 13 ottobre, bentrovati nuovamente qui sul mio canale. Situazione bianconera in casa bianconera, sempre molto tesa ed allarmante. Il titolo del video di quest'oggi, che andiamo ad analizzare insieme per poi lasciare spazio ai vostri commenti, via i rami secchi, ha parlato il presidente. E allora, prima di commentarlo, mi raccomando, iscrivetevi se già non siete al mio canale YouTube, azionate la campanella di notifica, mettete like al contenuto in fondo alla puntata. Un like per me ovviamente molto importante, per il quale in anticipo voglio ringraziarvi. Vi consiglio anche di scaricare l'applicazione OneFootball, di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per agevolarvi lo scarico. Un'applicazione che trovate disponibile sia sul Play Store sia sull'Apple Store, a seconda dei vostri dispositivi Android o Apple, e che vi dà la possibilità di avere tutte le informazioni che ruotano intorno al mondo del calcio, vi dà la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore e avere tutte le notizie che riguardano la vostra squadra del cuore. Vi consente anche, qualora aveste voglia, di vedere tutti gli highlights delle partite di calcio di Serie A, Serie B, Serie C, alcune partite live streaming di alcuni campionati esteri e europei. Ma veniamo ai rami secchi, perché il presidente di ritorno al rientro della squadra a Torino, sapete, è stato indetto un mini ritiro, per il quale arriviamo anche al commento dello stesso. Ha sostanzialmente, così perlomeno è stato riferito anche ieri nel corso di una sempre molto interessante live di EuroJB, alla quale ha partecipato Nicola Gallo, giornalista molto informato sulle vicende, anche perché ne ha la possibilità di poter essere vicino al mondo Juve. Appunto, è stato riferito che ci sarebbe stato un confronto all'interno dello spogliatoio con Agnelli da una parte, i giocatori Massimiliano Allegri dall'altra, tutti sotto esame, nessuno escluso. Non si procede, come avete ben saputo, no? Per le parole dello stesso presidente Agnelli, a nessun tipo di cambio sulla panchina, ma zero alibi per tutti, tutti sotto esame di qui alla pausa mondiale. E poi attenzione, perché da gennaio via i rami secchi. Questo sostanzialmente è il concetto: chi rema contro, chi non è dalla parte della Juventus, chi disonora la maglia, sarà a costo anche di rimetterci soldi uno dei rami tagliati, o sarà appunto facente parte di quella serie di rami che il presidente, la dirigenza intendono privarsi per far sì che si torni ad avere una sorta di senso di appartenenza, di amor proprio e di mentalità Juve. Sono state parole apparentemente, perlomeno per quello che viene riportato, piuttosto forti, parole decise, che forse possono essere l'unico appiglio attorno al quale davvero sperare che ci possa essere una sorta di inversione di tendenza. Perché chi vi parla lo continua a sostenere: Massimiliano Allegri non ha più la situazione in pugno, Massimiliano Allegri è sfiduciato da tanta parte dello spogliatoio e non vedo in Massimiliano Allegri colui che possa riottenere credibilità all'interno di questo spogliatoio, che possa raddrizzare una situazione che si è incancrenita e che si è pericolosamente deteriorata, e che ha portato a quello che abbiamo visto tutti: un primo tempo contro il Maccabi Haifa davvero raccapricciante, umiliante anche per chi ha a cuore e passione i colori bianconeri. E allora, siccome Andrea Agnelli ha sostenuto, ha affermato e ha dichiarato che la società ha ancora estrema fiducia nel proprio allenatore, che con il proprio allenatore si andrà avanti, ho avuto modo di commentare e di disapprovare il concetto che alla Juventus non si è soliti esonerare gli allenatori e quindi non si procederà al cambio. È un'affermazione questa che avrei assolutamente evitato, perché ci sono situazioni che ovviamente vanno valutate di volta in volta. Sì, è vero, alla Juve non si è soliti procedere al cambio, ma se questa situazione dovesse così degenerare, tale per cui la Juventus dovesse finire nei bassi fondi della classifica, non vedo perché si dovrebbe rispettare quello che sostanzialmente è un dogma bianconero, in ragione di che cosa? Di un autolesionismo? Assolutamente no. È evidente che sono parole probabilmente di circostanza, ma sono parole che io avrei preferito fossero state pronunciate in maniera differente, ovvero come quelle pronunciate all'interno dello spogliatoio: tutti sotto esame, nessuno escluso, via i rami secchi per chi non rema
dalla parte giusta per chi sostanzialmente disonora i colori bianco-neri. E allora attenzione, perché ci sono delle situazioni che vanno e andranno assolutamente tenute monitorate. Intanto una considerazione, quella che alla Juventus ci siano diverse situazioni che sono così, chiamiamole atipiche, non propriamente normali, di parecchi giocatori tra i titolari, mi vengono in mente Cuadrado, mi viene in mente Rabiot, mi viene in mente Alexandro, mi viene in mente Di Maria, mi viene in mente anche Paredes, che non è un giocatore di proprietà della Juventus, che hanno sostanzialmente il contratto in scadenza e quindi al termine della prossima stagione non saranno molto probabilmente chi ora di proprietà della Juventus e va in scadenza, sicuramente giocatori che faranno parte della rosa della bianconera la prossima. Quindi mi vengono davvero i brividi pensando alla situazione che sta vivendo la Juventus, con giocatori che sono in scadenza, con giocatori che non rientrano nei piani futuri della Juventus. È vero, sono professionisti, ma questi professionisti ci hanno dimostrato, e allora da lì, attenzione alle parole del presidente, via i rami secchi, di evidentemente attraversare un momento dove o sono scarichi mentalmente o hanno terminato completamente le motivazioni, oppure sono in totale disaccordo con il proprio allenatore. Non dico che remano contro volontariamente, ma semplicemente non certo hanno voglia di sbucciarsi le ginocchia per il proprio allenatore, e quindi situazione molto difficile alla Juventus. Attenzione, perché il mercato di gennaio potrebbe da questo punto di vista riservare delle sorprese, ma è ovvio, in tanti avete detto il pesce puzza dalla testa. Questa frase in questi mesi è riecheggiata tantissime volte anche sotto i video precedenti qui sul mio canale. Cosa significa? Significa chiaramente le colpe non possono essere rimandate solo a Massimiliano Allegri, che pure ha delle grandissime responsabilità per aver ridotto questo spogliatoio, per aver ridotto una situazione tecnico-tattica così allarmante. Le colpe sono dei giocatori, perché comunque sono dei professionisti lautamente pagati e dovrebbero avere un minimo di dignità superiore, maggiore, onorando la maglia che indossano, ma le colpe sono ovviamente anche di una dirigenza, di una presidenza, che hanno fatto scelte negli ultimi anni parecchio discutibili e che, alla luce dei risultati di campo e anche dal punto di vista dello spettacolo offerto, piuttosto scelte, dicevo, piuttosto discutibili, per non dire completamente fallimentari. E allora attenzione, perché c'è una nuova situazione che voglio sottoporvi e portarvi così come mio pensiero qui sul canale. Società debole, squadra debole. Cosa significa? Significa che una società che non ha pugno duro e leggi ferre all'interno del gruppo non è una società credibile, non è una società che da questo gruppo può ottenere quello che in passato la Juventus è sempre riuscita a ottenere. E mi riferisco nella maniera specifica al fatto che questo mini ritiro deciso in vista del derby col Torino, che si disputerà sabato alle ore 18, è stato preso in maniera poco serena da tanta parte dello spogliatoio. È stato rigettata questa scelta fatta da Allegri e dalla società da tanta parte dello spogliatoio, a testimonianza del fatto che davvero questo gruppo di giocatori non ha voglia di sbucciarsi le ginocchia, non ha dignità, non ha voglia di sacrificarsi per la maglia, e che quindi mi aspetto da sabato scelte di Massimiliano Allegri importanti. Via i rami secchi ora in panchina, via i rami secchi per detta di Andrea Agnelli a gennaio nel mercato, perché chi non ha voglia di sacrificarsi, chi è contro le scelte che dovrebbero portare un minimo di disciplina, è giusto che sieda in panchina, è giusto anche che vada in tribuna. E quindi siamo in una situazione disastrata, ma la situazione disastrata deve essere liberata quantomeno da chi non rema nella direzione giusta. E trovo altamente discutibile, al di là della scelta di questi giocatori di opporsi a questo mini ritiro, che ripeto è proprio veramente un mini ritiro, perché la Juventus è arrivata ieri nel tardo pomeriggio, e quindi sostanzialmente è un ritiro che è partito da oggi, quindi parliamo veramente di nulla, non parliamo certo dei ritiri che si facevano una volta punitivi. Ma a prescindere da questo, trovo altamente discutibile anche la scelta di lasciar sì che i giocatori infortunati, vedi Di Maria dopo 5 minuti essere uscito con la sua auto, da questo escluso quindi da questo mini ritiro, scelta della società debole, che pone delle differenze assurde, perché chi è infortunato non è soggetto a ritiro,
credo che vada contro quelli che sono gli effetti che questo ritiro dovrebbe avere, ovvero quello di ricompattare un gruppo, di far sì che tutti ci si guardi attorno, si stia insieme per tirare tutti dalla stessa parte, per creare appunto gruppo, unità di intenti. E allora la partenza di Maria da questo mini ritiro, perché è infortunato, arriverà al campo tra 3 settimane circa, è una scelta discutibile dalla quale io mi dissocio da parte della società, e quindi siamo sempre lì. Via i rami secchi, giusto, ma società debole porta a, ovviamente, ad avere una squadra debole. Ma quello che manca, soprattutto in questo gruppo, è l'amor proprio, è la voglia di sacrificarsi per ottenere risultati, perché evidentemente ci sono giocatori privi di motivazione, con poca dignità, con poco senso di appartenenza, che fanno capire che la situazione è particolarmente, davvero particolarmente complessa da rimediare. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, fino alla fine, forza Juve, sempre e comunque. Ciao!